la postazione del negozio dell'usata è stato un gran successo, ho deciso di vedere se quest'oggi riusciremo a costruire una postazione, o meglio a comprare tutto quello che serve, all'interno dell'applicazione più pubblicizzata del momento. Cioè letteralmente voi aprite YouTube e l'unica cosa che sentite ormai è scarica. Basta! E ciao a tutti ragazzi, che mi ufficiali che vi parla, è quest'oggi ragazzi. Ci provo a fare la intro normalmente, ma non ci riesco. Siamo quest'oggi in questo nuovissimo video per andare su Wallapop. Ne avrò aperto sì e no 3 volte in vita mia. Il tentativo di andare a costruire, o meglio comprare le cose per la nostra postazione da gaming. E già che siamo in tema, magari qualcuno di voi si sta costruendo un computer o sta comprando i componenti anche su Wallapop o su Subito per cercare di costruirsene uno. Mi servirà una chiave di Windows per evitare di avere questa scritta di merda. Ed è per questo che Mr. Keyshop, che è lo sponsor di questo video, fa il caso vostro. Perché infatti è un sito da cui possiamo comprare delle chiavi di Windows e non solo, a dei prezzi veramente molto vantaggiosi. Ma non solo, perché infatti possiamo anche andare a risparmiare su licenze di antivirus e Office. Il tutto con una garanzia soddisfatti o rimborsati. Quindi nel caso il vostro prodotto non funzionasse potete tranquillamente chiedere un rimborso. Insomma, se vi serve una chiave di Windows, e non vi consiglio di craccarlo Windows o debitare che il vostro PC, Mr. Keyshop è la mia raccomandazione numero uno. Di conseguenza vi lascio tutti quanti il link qua sotto nella descrizione. Grande proposta, sì. Perfetto, allora devo per prima cosa andare ad aprire Wallapop. Che per chi non lo conoscesse, vabbè, se non conoscete Wallapop, intanto probabilmente siete come gli indiani che si costruiscono le case sotto i sassi. La vedi la capanna? Questa è casa mia. È un bellissimo sito da cui potete comprare delle cose usate. Di conseguenza io letteralmente, che ne so, questo rotolo di carta igienica non lo voglio più, lo vendo su Wallapop. Non so quanto possa essere bello comprare un rotolo di carta igienica usato, però questi sono gli annunci che ci sono di più. Lampade. Perché io dovrei comprare? Vabbè, lampade, libri, iPhone, skateboard, chitarre, PlayStation, dischi, orologi. A me però non me ne frega un cazzo di nessuna di queste, perché l'obiettivo di oggi è andare a comprare le cose per una postazione da gaming. E di conseguenza quest'oggi andrò a comprare il tutto, e in un prossimo video andrò ad unboxare tutto quello che mi arriva. Di conseguenza, se ancora non siete iscritti al canale, fatelo adesso per non perdervi quel video là. Scusate, ma io voglio vedere se vado a cercare letteralmente postazione gaming, cosa mi esce? Una sedia che è uguale alla mia primissima sedia che avevo sul canale. Abbiamo gente che letteralmente vende una postazione da gaming. Oh la madonna, questo ti vende lo studio. Ti vendo casa. Ti piacerà. E però i prezzi sono troppo alti. Cioè noi siamo qua su Wallapop per risparmiare. Mouse gaming. Oh, voilà. Abbiamo già qualche bella offertarelle. Tipo il mouse di Ninja. Però non è lui. Ah, è 402. No, è oddio, ma 60 euro il Maga Trinity è un affare. Wallapop comunque di offerte se... Oh mio Dio, sì. Il mouse della Toast Gaming. Notare la descrizione: filo e autoricarica. Ma che cazzo vuol dire? Per lui avere il filo attaccato e il mouse con la batteria infinita. Questo qui che è il mouse topino della Logitech. Oh, abbiamo poi qui, signori, un kit mouse e tastiera della Avit, che non so cosa sia. 20 euro. Oh madonna, stata cos'era quel coso? Ah, il mouse di Batman. Possiamo comprare a 30 euro il G502 Hero. 30 euro, raga, non è neanche un cattivo prezzo. Ma che cos'è quel coso? Il mouse Rana. Non ci credo mai. Raga, questo vende il tappetino della Tequan. Ce l'ho quel tappetino, è quello della postazione da gaming dei cinesi. È proprio lui. Questo vende il mio tappetino del mouse dei cinesi a 1,99 euro. La foresta dei cazzi volanti, nanno. Allora, mouse direi che o prendo questo qui che veramente non costa nulla, oppure vado a prendere la combo questa qua. Ma vediamo le tastiere. 23,99 euro la Toast Gaming. Sì, ma con 27 euro mi faccio la combo. Perché dovrei comprarla così? Ma io che cazzo ne so. What? Questa 25 euro vende una tastiera Drevo. Questa è tanta roba. La Toast Gaming, raga, comanda. Cioè c'è solo la Trust. 5 euro fermi tutti. 5 euro tastiera della Trust Gaming. E ovviamente si sa che la Trust Gaming è sinonimo di qualità. Come no? Quindi io direi che tastiera prendiamo questa qui. Come mouse posso prendere questo qui. Cosa? Aspetta, 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 aspetta. Tastiera meccanica a una mano, 13 euro. Io direi che provo a prendere questa qui. Quindi 15 euro tastiera meccanica, forse 15 euro di mouse. E queste robe qui mi sembrano perfette. Quindi adesso quello che mi manca sono cuffie e tappetino. Cuffie gaming. Vediamo un attimo. Come puoi però vendere le cuffie della Trust a 20 o 30 euro quando su Amazon ne costano 12? Io sono un uomo d'affari, io faccio lavoro. Cuffie gaming unisex. Cosa vuol dire? C'è da dire però che si possono fare delle belle...
aspettate un attimo. Wow! Bundle, mouse, tastiera, tappetino, cuffie. Le cuffie non sono identificabili. La tastiera è della Drevo. Logitech G402, tastiera Drevo, cuffie Recon 70 Turtle Beach e tappetino non si sa. Oh, questo è un affare. Oh, vabbè, signori. Logitech G332 a 10 euro. Oh mio Dio, regà, 70 euro. Queste sono le mie cuffie che di norma ne costano 250. 8 euro, dimmi che questo qui non sta in Australia e poi lo prendo. Barcellona pure lui. 11 euro, attenzione. Torre d'Embara, dove cazzo è? In Spagna pure questo. Ho trovato queste a 15 euro, 14,99, scusatemi. Le G332 che per fortuna non stanno a Barcellona ma stanno a Palermo. Direi che questo più questo più questo per il momento siamo a 45 euro e la cosa è buona. Chissà che alla fine però prenderò questo bundle qui. Tanto si provo direttamente a cercare mouse, tastiera, cuffie. Chi vende la Trust a 40 euro, ciao. È pieno di gente che vende bundle della Trust, basta. Basta, porco di... Quindi alla fine quello che mi manca adesso è il tappetino. Tappetino, mouse. Fammi vedere un attimo. Ma cosa? Tappetino per il mouse Gucci. Il tappetino del mouse Gucci. Ti giuro che questo mi mancava. È una cagata pazzesca. C'è da dire però che il tappetino di Titti è da gaming. Tappetino per mouse di Rick e Morty, 2 euro. È un po' piccolo, però per carità di Dio, 2 euro. Sputaci sopra. Quindi con tutto quello che ho trovato facciamo 2 euro di tappetino più 15 di cuffie, più 15 di tastiera e 15 di mouse, per un totale di 47 euro. C'è da dire però che mi dovrei pagare la spedizione per ogni singolo articolo, motivo per cui credo che andrò sul bundle, perché c'è il signor Giuseppe che mi vende tutta sta roba. Che fai, te ne privi? No, non te ne privi. E adesso direi che vado a chattare col signor Giuseppe per chiedergli di comprare le cose. Di dov'è lui? Su Zara, dove sta? Ah, su Zara in Lombardia, vabbè, ci sta. Io sono vicino a Torino, quindi va bene. Messaggio al signor Giuseppe mandato, aspettiamo che risponda. Mi auguro che risponda il signor Giuseppe. Che effettivamente su Wallapop si può costruire una postazione da gaming, o meglio le cose da comprare ci sono, è da vedere come sono una volta che ti arrivano. Per non perdere quindi l'unboxing delle periferiche una volta che mi saranno arrivate, mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdervi quel video. Fatemi sapere nei commenti se voi avete mai provato o meno Wallapop e cosa ne pensate a riguardo. In descrizione trovate i link a tutti i miei vari social network, tra cui anche TikTok. E detto questo, signori, come sempre aggiungerei nient'altro, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.